Salve a tutti, in questo video vedremo una partita tratta dall'undicesimo turno del torneo dei candidati ed è una partita di testa, nel senso che partecipano Anand e Kariakim rispettivamente al secondo e primo posto a pari merito nel torneo. Sono distanti solo di mezzo punto, quindi una partita come questa può decidere chi passa in testa ed effettivamente i due avranno di che battagliare se vogliono conquistare il torneo. Ok, quindi vediamo cos'è successo in questa partita. In questa partita, Anando gioca con il bianco e Kariakin con il nero. Si inizia, come diverse volte in questo torneo, con un'apertura spagnola: e il nero si prova a infilare la difesa berlinese con eh, cavallo F6. Ancora un'altra volta si Evita in questo caso Anand evita il finale da berlinese giocando la variante chiusa con questa struttura pedonale. Dopodiché si segue un certo numero di mosse abbastanza giocate, l'abbiamo già vista anche in altre partite. C3 con l'idea di spingere D4, entrambi arroccano. D6 apre la via per questa alfiere. Qui per precauzione viene giocata H3 per bloccare questa eventuale inchiodatura che potrebbe essere fastidiosa. In altri casi si può giocare anche cavallo BD2 che difende l'altro cavallo. Ok. Quindi dopo D6H3, in gioca cavallo E7, anche questa è una decisione abbastanza comune. Il cavallo verrà ricircolato presumibilmente per attaccare sull'ala di re. Però, questa mossa chiaramente per un attimo lascia un po' sguarnita la casa D4 e Ananda subito se ne approfitta spingendo. Se qui il pedone viene preso, non è molto buona per il nero perché il bianco ottiene subito un forte centro. Qui sarebbe ottimo se il re non fosse ancora arroccato perché l'alfiere potrebbe dare scacco, quindi non perdere il tempo necessario a muoverlo. In realtà, qui l'alfiere si deve ritirare perché non c'è lo scacco e il bianco, tra l'altro, può giocare a cavallo C3. E sviluppa il cavallo alla casa naturale dove prima non avrebbe potuto visto che c'era il pedone proprio per difendere e4 quindi diciamo dal punto di vista strategico qui il bianco sta benissimo ok eh, viceversa Karjakin gioca alfiere b6 subito mentre l'alfiere è minacciato e si ritira e mantiene la minaccia su e4 qui Viene difesa con Alfiere di 3. Questa è una mossa che appare strana perché l'Alfiere sembrava già ben sviluppato qui in B5, ma si ritira. In realtà era probabile che Nero comunque riuscisse a guadagnare un tempo espandendosi sul lato di Donna e a far muovere lo stesso alfiere Quindi diciamo una mossa quasi preventiva da parte di Anand. Le altre alternative potevano essere giocare torre 1, quindi difendere il pedone. Oppure vediamo cosa sarebbe successo in caso di cambio, perché qui sembra che si possa aprire effettivamente la colonna D, eh, ma non è troppo facile eh, gestirla da parte del bianco. Ok, qui, qui c'è Donna C2 che difende il pedone e si prepara a giocare Torre di 1, quindi ci sono alcuni contro giochi, però il nero a sua volta difende correttamente il pedone 6, non c'è pericolo di invasione. Perché la donna si può ora spostare in E7, visto che è stata liberata la casa. Ok, ad ogni modo viene giocata quindi, abbiamo detto, al fiere D3. E Kraken continua con D5. Quindi si cerca il forte contrasto al centro. Eh, con manovre di questo tipo di solito si apre completamente il centro. E lo sviluppo del giocatore è più o meno simile. Quindi Kariakin sicuramente ne approfitta di questa occasione. Qui viene giocata... Cavallo per E5, Quindi questo cavallo si porta a una casa abbastanza pericolosa. E si concede, però, al nero chiaramente di ricatturare in E4, lo fa a sua volta di cavallo. Ora, qui, forse ci poteva stare anche Alferi per E4, perché questo pedone potrebbe divenire abbastanza eh, debole. Difatti, il bianco lo può attaccare subito con un cavallo di 2. Non è facile difenderlo. Però lo può fare, ad esempio, spingendo in F5. Tanto il pedone è sostenuto. La torre non c'è più l'alfiere campo chiaro che possa disturbare su questa diagonale. Un modo ancora più diciamo, opportuno per farlo, forse, è prima spingere un F6 per far perdere un tempo al cavallo. Il cambio di questo alfiere non preoccupa perché aprirebbe la colonna d'attacco alla torre. E ora F5. Dopo che il cavallo si è già spostato e quindi ha perso un tempo, e in questo modo il nero tiene abbastanza sicuro il pedone. E ecco, forse perché Nando non ha cambiato anche per evitare di perdere un alfiere su un cavallo, alfiere che pericolosamente può attaccare la GX punti nevralgici del re Viene giocata ci cavallo di 2. E ora, effettivamente, il bianco minaccia di catturare e guadagnare un pedone. Ecco perché il cavallo viene ritirato in D6. Anand prosegue con cavallo B3, porta via il cavallo da, da chiudere la strada all'alfiere campo scuro. e ora C6, mossa che rende più solido il pedone centrale e permette eventualmente all'alfiere di andare in C7 per attaccare il re, quindi di fatti difficilmente al momento può aver successo, sarebbe carino spingere ma... Ora c'è il cavallo che difende C5. Inoltre, questo pedone potrebbe divenire isolato quindi una debolezza. Si prosegue quindi con cavallo C5 per l'appunto, si fa pressione sul pedone B7, tanto da non lasciare troppa libertà all'alfiere, che, okay, però c'è il cavallo, ma non si sa mai a difendere. E qui crea che in gioca, cavallo g 6 L'idea è eventualmente sfruttare il sovraccarico di questo pedone. Se non riesce a catturare uno di questi due cavalli. Presumibilmente il cavallo 5 che è il più pericoloso in attacco. Poi l'altro eh, perderebbe la protezione del pedone, quindi Anand deve difendere. Non può difendere questo cavallo col pedone, lo fa con la donna e la porta in attacco. Una posizione che potrebbe diventare velocemente pericolosa, ehm, qui non c'è granché di meglio da fare che catturare questo cavallo. Ok, Kariakin perde non ha su un cavallo però questo pedone eh, è impedonato <coughs> quindi una piccola debolezza dal punto di vista strategico per il, eh, per il bianco e ora dove infilare questo cavallo però che è attaccato eh, infatti il nero non ha nessun vantaggio a catturare questo cavallo visto che è difeso dalla donna preferisce portare il cavallo in attacco e lo fa mettendo in E4. Giustamente. Qui un'altra volta questo cavallo interferisce con la linea d'attacco dell'alfiere ed è abbastanza pericoloso, tant'è che Anand lo cambia subito, rendendo un po' il favore a Karyakin. Il fatto è che effettivamente questo pedone del nero potrebbe divenire abbastanza debole. Sarebbe costretto Nero a difenderlo con F5 Il che renderebbe magari possibili attacchi Su questa direttrice Quindi può essere giustificato Effettivamente il cambio d'alfere sul cavallo Qui Se il bianco passasse subito all'attacco Con torre 1 Prenderebbe un pugno di mosche Perché c'è donna D5 Che sia difende che inchioda il cavallo sulla donna Una posizione che favorisce Quindi un buon attacco del nero Ecco perché bene viceversa giocata da Nando torre di 1 che attacca la donna avversaria questa si sposta in e 7 attaccando quindi il cavallo rendendo possibile ad esempio torre di 8 e qui effettivamente il cavallo può essere cambiato ora qui Kyakina ha due modi per agire e hanno pro e contro in partita viene giocata H per G per mantenere solida questa struttura pedonale senza pedoni isolati L'altra opzione prevedeva l'aprire la colonna della torre, però rimane il pedone e isolato, quindi pro e contro in entrambe le varianti. Viene giocata H per G e la donna nera mantiene un occhio su C5, quindi l'unico difensore donna bianca deve stare attenta a quel che fa. Viene scelto una possibilità di offrire il cambio di donne, la donna rimane in vista di C5. E viene cambiata da karriaki. L'alfiere prende ok a questo punto. La situazione è semplificata abbastanza per come è messo il bianco. È in leggero vantaggio di sviluppo, ha una struttura abbastanza positiva dei pedoni sull'ala di donna. Qui forse si potrebbe riuscire abbastanza facilmente a ottenere un pedone passato nelle corrette condizioni. Viceversa, il nero è messo un po' peggio sull'ala di re perché questi pedoni. Sono abbastanza sparpagliati, quindi possibilmente il bianco è un po' in vantaggio posizionale. Qui per prima cosa viene giocata F6, tanto a questo punto, attacchi su questa diagonale senza donne, non c'è più verso di farli, e si impedisce al bianco di controllare D8. Quindi l'alfiere si ritira in E3. È abbastanza inutile portare in F4, magari con mire di occupare questo avamposto, perché bloccherebbe soltanto la via alle torri e ora viene giocata g5 proprio che racking vuole essere sicuro che questa alfiere difficilmente potrà cambiare idea e tornare ad attaccare su questa diagonale l'altra alternativa potrebbe essere giocare alfiere 6 per liberare le torri ma questa non è opportuna perché il bianco passa al contrattacco gioca a torre d4 va ad attaccare questo pedone non può essere difeso con una torre quindi il nero deve spingere l'alfiere campo chiaro si vede un po' bloccato dai propri pedoni mentre quello scuro del bianco ha completamente via libera quindi Kraken eh, sceglie g5 abbastanza correttamente ora si prosegue comunque con torre di 6 quindi idea colonna libera occupiamola con le torri viene giocata torre 8 per dare possibilità a sviluppare questa alfiere Verrebbe messo in E6 maccellatore che attacca quindi serve un difensore. Torre a D1. C'è cioè questo raddoppio, e ora effettivamente Alfiere 6 con minaccia su A2, viene giocata B3 proprio per rendere impossibile il movimento dell'alfiere in questa direzione. Chiaramente qui l'alfiere non può andare in D5, sarebbe molto ottimale interrompere la comunicazione tra le torri, ma eh, il bianco a quel punto spinge in C4 e risolve i propri problemi. Per questo motivo è momento di cominciare a attivare il re. Il re potrebbe avere un buona, una buona funzione nel bloccare l'ingresso delle torri in posizioni pericolose. Andando, prosegue con torre 1d4. Ora si minaccia questo pedone. Per difenderlo, viene eh, scelto di usare l'alfiere. Tanto, comunque, in questa posizione non serve quasi più a nulla ora che la diagonale è chiusa. È vero che però questo alfere qui è prono a ulteriori attacchi, quindi potrebbe essere costretto ad abbandonare questa diagonale abbastanza presto. Comunque prima di giocare G4, Nand comincia ad attaccare sulla ridonna. L'idea di questi pedoni è quella di creare un pedone passato e quindi un, un problema da difendere in più per il nero. Segue torre 7, si vuole bloccare comunque l'ingresso delle torri in settima, se mai questa alfere si dovesse spostare. E di fatti viene giocato G4. Dalfiere è costretto a ritirarsi, e qui lo fa in h 7 proprio per poter essere riciclato su quest'altra diagonale, abbastanza manovra, abbastanza positiva. Si prosegue però con B4. E ora l'avanzata dei pedoni bianchi comincia a farsi preoccupante. Qui forse, poteva valer la pena di giocare a 5, perché eh, chiaramente c'è un'eventuale possibilità di aprire la colonna alla torre che si attiverebbe immediatamente quindi qui Ananda avrebbe dovuto giocare B5 dopo C per B A per B e ora e in ogni caso il nero tiene un po' di controgioco sotto forma di questo perone passato è chiaro anche il bianco ben presto potrebbe riuscire a tenerne uno eh, però qui il nero ha buone possibilità di pareggiare viceversa la gioca al fere 8 e vuole in qualche modo attivare nuovamente questa alfiere che la sta perdendo effettivamente un po' di tempi e far circolare questo alfiere a giro e Anand quindi può proseguire con B5 è chiaro che qui non può essere preso perché dopo la ricattura poi in bianco si fa facilmente il pedone passato quindi viene giocata invece torre C8 proprio per difendere questo pedone se il bianco prende si ritrova con due pedoni impedonati non, che non vanno da nessuna parte quindi niente non si può catturare in c6 a una gioca a torre di 7 e ora l'idea è eventualmente quella di cambiare questa torre per poi prendere in e4 e non è facile da gestire perché non è neanche possibile giocare l'altra cattura con la torre anticipando il bianco perché il bianco entra in settima e comincia a far fuori i pedoni del nero come se non ci fosse domani quindi <coughs> Kraken è costretto nuovamente a giocare un pochino sulla difensiva e a riportare la torre in E8 qui la cattura in C6 ancora non è ottimale perché lascerebbe il bianco con troppi pedoni pedonati o isolati per cui Anal gioca a B6 e ora un'altra possibilità è quella ad esempio di catturare in A7 volendo, e il nero, però, qui chiaramente non cattura sempre per i soliti motivi perché c'è C per B e poi spingendo il pedone A al bianco si fa un pedone passato facile, per cui può cogliere occasione per bloccare la situazione sulla ridonna, ed effettivamente ora con questa struttura i pedoni bianchi non hanno più alcuna possibilità di sfondare, rimane però un problema tanto il pedone B7 che è attaccabile però difeso direttamente dalla torre ma l'altra cosa è che il bianco può trovare questa specie d'avanposto e ora la torre non può essere cambiata così facilmente perché questo pedone diventa molto molto pericoloso quindi Kariakin prova un'altra via gioca torre eh, la, gioca il re in F8 per aprire la diagonale a questa alfiere e effettivamente potrebbe tornare utile nel futuro piuttosto che lasciarlo in un angolo senza far nulla. Ok, viene giocata C4, si blocca quindi subito questa alfiere sul nascere e ora alfiere E6. L'alfiere è ritornato dopo il suo pellegrinaggio eh, nella casa E6, bloccare quindi a difendere la casa C8 per una possibile torre C8 o per evitare che anche in caso di cambio il pedone possa promuovere, eh, maggiori contro giochi per eh, bloccare l'iniziativa del bianco sul lato di donna. Qui, però, il problema di questa alfiera è che concede un pedone e Anand lo prende subito con torre per E4. Qui ancora non è possibile giocare torre per C7, o comunque, lascerebbe il bianco in una situazione di vantaggio. Perché, ok, ora si va a difendere l'alfiere di modo da poter spostare la torre in c8 quindi il nero deve perdere un tempo però dopo f4 e questo cambio il bianco difende bene questo pedone e sono diciamo guai per il nero se possibile comunque la situazione qui non è ancora sicuramente compromessa l'altra via battuta è giocare il re f7 attivando quindi in qualche modo il re di modo da poter gestire meglio anche la difesa di questi pedoni perché il bianco potrebbe anche effettivamente come previsto giocare F4 ed è proprio così che fa Nanda. L'idea è catturare doppiamente in G5, quindi qui tecnicamente potrebbe perdere uh, il materiale. Le alternative che aveva Nanda non erano poi così rose perché ad esempio dopo ReH2 effettivamente eh, se il bianco perde tempo e non gioca F4 non c'è contro giochi, qui questo pedone è perso facilmente giustamente f4 permette ancora al bianco di evitare un cambio delle torri disastroso. Qui la torre comunque viene cambiata da parte di Karachin: anche perché prima o poi si deve togliere questo dentore. Comunque torre c8 questo si sì, permette la cattura di questo pedone ma eh, sembra lasciar perdere un pedone anche su quest'ala perché dopo f per g5 f per g5 l'alfele prende però dopo torre prende ehm, la posizione tale che questa torre si può riattivare abbastanza facilmente essendo difesa dall'alfiere non ci dovrebbero essere particolari problemi per riuscire a pareggiare questa posizione ma Anand ha di meglio infatti oltre a poter catturare c'è anche quest'altra mossa che è quella che viene giocata pedone f5 con attacco sull'alfiere quindi lei non ha tempo di catturare il pedone deve gestire questo alfiere che ahimè è costretto a rientrare in D7 e questo alfiere effettivamente è, è quasi bloccato, ora non attacca più neanche questo punto sensibile, quindi il bianco può passare al contrattacco e lo fa con H4. Qui se il nero prende semplicemente si riapre questa strada per l'alfiere e il pedone viene difeso a tempo indeterminato, quindi il nero dovrebbe rimanere con questa spina nel fianco sapere quanto quindi ad esempio torre di 4 prima anche per attaccare questa alfiere se difende con il re c'è comunque alfiere f4 e ora il problema è che non c'è il controgioco della spinta in g5 perché il bianco può catturare un passante e il re non difende più il pedone ok quindi Cosa ha giocato Kariakin? Qui ha giocato G6. Deve togliersi un pochino i, i problemi dovuti a tutti questi pedoni che stanno avanzando sulla ridonna. Però questa manovra permette: prima di giocare torre d 4, nuova minaccia sull'alfiere, e ora è una scelta difficile. Infatti, se viene giocata Re 7, il bianco fa piazza pulita dei pedoni e a questo punto il re nero ne guai perché è sovraccarico deve difendere sia l'alfiere che l'avanzata di questo pedone se re 6 cioè torre di 6 scacco il re si deve allontanare dall'alfiere e il bianco prende un pezzo ok quindi viene giocata torre per c7 alla fine questo pedone viene preso però comunque il bianco ha un forte controgioco sulla dire, difatti H per G per prima cosa, e ora si minaccia comunque queste due prese, viene catturato il pedone G però si prosegue con Alfiere per G5 e alla fine della fiera questo Alfiere è molto attivo, potrà ora ritirarsi anche in F4 per attaccare la torre e comunque creare scompiglio. Qui una possibilità sicuramente ghiotta era quella di giocare G per F. Però c'è l'alfiere F4, la torre si deve allontanare dall'alfiere e il bianco guadagna un pezzo. Quindi purtroppo Kariakina alla fine della combinazione non può rifarsi su questi pedoni ma deve gestire eh, appunto, la possibile rimozione del difensore torre. Quindi deve spostare l'alfiere e lo sposta in E8. Ed ecco qui che Anand conclude con F6. E questo pedone è un pedone passato e sono seri, seri problemi essendo anche su casa scura difeso perfettamente dall'alfiere il re non può mai minacciare l'alfiere quindi questo pedone è solidissimo ok per prima cosa però le carte ancora in mano a creare che non sono finite viene giocata re f8 per aprire la via alla torre si prosegue con alfiere f4 attacca la torre che si sposta sulla colonna h e ora re g2 è il momento di attivare il re funziona anche magari di difendere g4 se la torre nera volesse penetrare si prosegue con alfere d7 comunque attacco su questo pedone e ora è stata giocata alfere g5 l'alfere si riporta nella posizione iniziale difende f6 e la torre difende g4 e tra l'altro la, la torre nera non può entrare in h4 alfere 6 il nero riattiva un po' questa alfiere effettivamente, però, a questo punto è il momento di Anand di passare al contrattacco. E ora, lo sguardo di Anand si sposta da un'altra parte. Vien dato questo scacco. Il re si sposta. E il prossimo obiettivo di Anand è questo pedone, non è facile riuscire a difenderlo. Qui sembra che il nero possa catturare, e effettivamente. Lo fa. C'ha due opportunità: questa e questa, non c'è modo pratico di difendere questo pedone quindi tanto vale catturare qualcosa qui viene catturato il pedone C4 e vediamo perché perché se si cattura il pedone G4 la torre prende con scacco e si sposta dopodiché torre B6 con attacco doppio a questi pedoni e il nero non può difenderli entrambi viceversa catturando per l'appunto in C4 già viene difeso questo pedone e dopo il cambio che è avvenuto in partita reggi 8, eh, il bianco ha il nero a modo di difendere in qualche modo dalla possibile torre B6. Si prosegue però con questo scacco: Re F7, un'altra volta e ora reggi 3 attivazione del re. A questo punto, il re nero è abbastanza bloccato, però potrebbe riuscire a penetrare al centro e divenire pericoloso. La missione però non è molto facile, come vedremo. Infatti viene giocata Re 6, tanto c'è il Re bianco che si oppone, però per prima cosa Torre 8, di modo da far tornare indietro il Re. Infatti qui non è possibile Re di 5 per via di Torre 7, che costringe la torre nera a essere scalzata dalla settima traversa, in caso di cattura poi il Bianco promuove, quindi non c'è niente di meglio da fare. L'altra opportunità è chiaramente spostare il re in settima traversa. Se <coughs> re di 7 c'è questa interessante combinazione con sacrificio di torre che pone il re su questa scoperta, scacco, è coperta anche questa casa, il bianco promuove e non dovrebbe avere difficoltà a vincere la partita. Quindi Kariakhin è costretto a giocare il re f7. Si prosegue con torre c8 attaccando stavolta questo pedone alfiere di 5 difende e ora piano piano il re si porta avanti e si fa veramente pericoloso re6 nuovamente blocca in qualche modo l'ingresso però c'è sempre questo scacco e il nero è costretto a tornare indietro stavolta lo può fare anche in d7 perché in caso di che il bianco provi la stessa manovra la cosa cambia per via della posizione del re bianco difatti qui il bianco comunque promuove ma si becca questo doppio e la partita finisce pari. <coughs> quindi torre a 8 attacca questo pedone qui ancora Kariakina buon contro gioco. Infatti può giocare re 6 bloccando quindi l'ingresso del re. Se qui il pedone viene preso, c'è torre H3. e Ora sono sei problemi per viceversa del bianco. E il nero dovrebbe avere abbastanza facilmente recuperato la partita ecco perché Anand gioca altro e gioca nuovamente lo scacco quindi viene ripetuta in pratica la mossa eh, re di 7 e ora re di 3 nuovo bersaglio intanto si evita che il nero possa attivare la torre ma probabilmente ora il bianco proverà a attaccare questi pedoni Anand per evitare un doppio attacco su questi pedoni, gioca a 5. Il problema di questa mossa però è che pone il pedone su una casa nera. Quindi a lungo andare questa alfiere potrebbe trovare finalmente un bersaglio. Come fare proprio a sfruttarlo? Prima Rg3, si toglie per un attimo il re di mezzo, quindi l'alfiere più vicino a giocare in D2. Torre F7 impedisce all'alfiere di muoversi per il momento. Quindi Re f4 nuovamente viene ripetuta praticamente la mossa e ora Torre 1 <coughs> sempre con l'idea di entrare in attacco. Ecco perché questa manovra <coughs> viene anticipata dal Re che si sposta in c7 cercando di bloccare l'iniziativa della Torre sulla Ridonna. E ora Re g3 nuovamente con l'idea di fare questo attacco. Ok, Torre f7. Alfred deve rimanere in difesa di questo pedone. E quindi, che fare? Torre 8 scacco, il resto si sposta in D7. Chiaramente, qui non si può più giocare. Torre 7 perché dopo il cambio la partita finisce pari. Quindi, Torre 8. E ora questo pedone è attaccato. Eh, sembra quasi mortalmente, essendo su Casa Scura, non può essere facilmente difeso. Comunque, carriaghi in gioca. Re C7 e effettivamente in qualche modo trova una difesa perché se torre eh, se la torre cattura poi c'è Re B7 e questa torre è bloccata non si può muovere da qui e, quindi per un po' di mosse il bianco deve giocare senza torre ne ha la possibilità di riorganizzarsi quindi viene giocata Re F4 il re si porta nuovamente all'attacco potrà passare da una di queste parti prosegue torre d7 quasi una mossa d'attesa e ora alfiere h4 il re può penetrare all'attacco L'alfiere può giocare in e1 per attaccare questo pedone quindi re b7 si toglie di mezzo questa torre che si porta nuovamente sulla colonna attiva e e ora alfiere f7 viene attaccata la torre difeso questo pedone in vista anche dell'ingresso del re la torre si sposta quindi in E4, il bianco sta preparando l'ingresso del re in qualche modo al fiere di 5 nuovamente. La torre si risposta ancora, possibilità anche di attaccare su B3. E ora, dopo quest'altra ripetizione di mossa, il piano del bianco prosegue e il re diventa molto attivo. A questo punto, l'alfiere è costretto a difendere questo pedone. Si prevede alfiere 1 con attacco sul pedone a 5. Per questo motivo Kerakin gioca Re a6 per cercare di difendere anche questo pedone. Il problema di questa mossa è che ora il nero ha allontanato il proprio Re un po' troppo dal, dal lato di Re. Effettivamente copre il pedone ma non copre la mossa successiva di Anand che è Torre7. D'altra parte non avesse giocato questa mossa non si sa bene come avrebbe potuto difendere con successo il pedone a5 dopo alfiere 1 e con un pedone passato qui il bianco comunque vince abbastanza facilmente. ad ogni modo dopo re a6 torre 7 qui Karyakin è effettivamente ha abbandonato e di fatti non è che ci fossero grandi speranze, ad esempio se questa torre viene cambiata semplicemente f per e7, il re non fa in tempo a rientrare re b7, re f6, alfere 8 e in fretta il bianco riesce a prendere il sopravvento un'alternativa invece di cambiare le torri si può giocare ad esempio a torre B7 mantenendo indirettamente la difesa sull'alfiere però anche in questo caso c'è il sacrificio di qualità che però permette al re di entrare e ora questa torre da solo non può difendere la promozione Ancora c'è possibilità di giocare lo scacco, anche qui il re si infila dietro le retrovie e attacca. Eh, Questo alfiere ora è chiaramente era minacciato di cattura per il solito problema che poi il nero non riesce a difendere con la torre la promozione. Quindi unica a spostarlo, ma comunque il re entra e ora quest'alfiere è perso. Ok, quindi a parte questo altro strepitoso risultato di Anand, che quando si tratta di finali ci chiappa sempre, abbiamo avuto anche risultati interessanti sulle altre scacchiere per le posizioni di testa. Difatti, eh, abbiamo visto Kariakin ha perso, quindi cedendo eh, la testa del torneo, e anche Aronian ha perso, quindi sono rimasti in testa Anand e Karuana a pari punteggio e mezzo punto sotto soltanto Kariakin, poi gli altri sono tutti più distanti e mancano quindi tre turni la sfida si fa sempre più dura ancora non è detta l'ultimo potrebbe risalire ancora qualcuno che è al terzo o quarto posto ma forse il gioco si farà tra i primi tre probabilmente bene quindi ci avviciniamo alla fine del torneo e per questo video è tutto ma sono sicuro non mancherà il prossimo a presto quindi e ciao ciao